Torniamo in diretta, allora, la femmina alfa nel gruppo di maschi. Intanto buongiorno a Serenella Salomoni. Buongiorno Serenella. Buongiorno, buongiorno carissimi. Abbiamo già parlato di questo, ma anche i nostri ascoltatori belli sanno di che cosa stiamo parlando, ma ripetiamo perché c'è sempre qualcuno che si è collegato all'ultimo momento. La femmina alfa in un gruppo di giovanissimi, parliamo di ragazzi molto giovani, 15 anni, 16 anni, vediamo spesso 10 maschi intorno a una donna sola, insomma la femmina alfa, e questa gira tranquillamente con tutti questi maschi che sono lì che ronzano intorno. Sono cambiate le cose probabilmente, una volta non era così, forse, non lo so. Spiegaci un po' che succede secondo te. Ma ti dirò che il fatto di vedere il sesso femminile insieme a tanti maschi, o il fatto che questi maschi abbiano solo quella amica, quella compagna in mezzo al loro gruppo, mi dà da pensare che abbiano dei problemi con l'altro e con la loro identità da una parte e dall'altra, perché molto spesso le donne magari fanno questa cosa perché si sentono gratificate dal fatto di avere intorno, specialmente se sono belle, tanti maschi che fanno la corte, che si mettono in vista per conquistarle, eccetera eccetera. Dall'altra parte però questi maschi hanno bisogno di stare solo tra di loro e di avere un solo femminile, perché con più femminili hanno più paura, hanno meno direi che è una questione di autostima, sì, come al solito, sia da un lato che dall'altro, perché è una questione di identità. Al giorno d'oggi il femminile è più sicuro. Sì. È più avanti. Faccio un insert, dico: se io fossi il papà di quella ragazza, sì, sarei di molto preoccupato. Sai, insomma, i tempi sono cambiati, tante cose si fanno prima, non lo so. Potrei essere preoccupato, secondo te? Ma sì, con quello che sta succedendo al giorno d'oggi, direi che noi genitori dobbiamo rimetterci perché succedono queste cose, e poi, per non parlare di tutto quello che è successo anche in questi giorni, ma dobbiamo rimetterci nelle condizioni di pensare che forse non diamo delle buone regole, una buona autostima e una buona identità ai nostri figli. Certo. E quindi dobbiamo essere i primi che si mettono in discussione e pensare di fare qualche cosa, di cambiare qualche cosa. Certo, è tutto molto chiaro. Grazie Serenella, buona giornata, presto. Buona giornata a voi, baci baci.